Siamo qui a Castiglione delle Stiviere, per noi è un grande piacere tornare ed essere i primi a riportare uno spettacolo circense in questa località e speriamo di aver fatto anche un buon servizio, perché il fatto che è arrivato il circo è stata così rivalutata una zona, quella nella quale siamo montati, che prima era assolutamente impervia e inutilizzabile ed è stata interamente bonificata proprio in occasione dell'arrivo del circo, ma resterà pulita a disposizione di tutti i cittadini anche dopo la partenza del circo. Nel nostro circo c'è una serie delle più tradizionali esibizioni circensi di tradizione italiana, con un particolare riguardo alle parti degli acrobati e degli equilibrismi, i giocolieri, e c'è un po' un assaggio di tutte le attrazioni. E vorremmo anche sottolineare che i nostri ragazzi si formano presso l'Accademia d'Arte Circense di Verona e si vede il risultato nel corso dello spettacolo, perché le esibizioni, allora, il rullo oscillante, le scale libere, i salti mortali, i salti a terra sono tra quelle più applaudite dal pubblico, che notano veramente una formazione professionistica, direi, nelle esibizioni. Però essendo uno spettacolo pensato ai bambini, ovviamente non mancano tutte le gag comiche dei nostri clown, attrazioni per adulti e bambini, a partire dai cagnolini ammaestrati, la nostra fattoria didattica che prende parte allo spettacolo con i mini pony che si possono cavalcare, Topolino. Abbiamo cercato di mettere insieme davvero un po' di tutto per rendere completo il divertimento per tutta la famiglia. Già i miei figli sono parte integrante dello spettacolo e abbiamo in questo momento nello spettacolo, diciamo, tre generazioni riunite, perché c'è mio padre che prende parte, anche se esternamente, comunque all'organizzazione, poi ci sono io e ci sono già i figli, che sono assolutamente integrati e forse anche la parte più apprezzata dal pubblico nello spettacolo. Siamo qui a Castiglione fino al 16 di gennaio e presentiamo spettacoli tutti i giorni alle ore 16 tranne il martedì. E poi, finita l'ultimo spettacolo il 16 gennaio, partirà un lungo tour di 3 mesi nella provincia di Brescia e apriremo come prima tappa in provincia di Brescia a Molinetto di Mazzano, dove presenteremo 2 weekend di spettacoli. Viva il giro!